fronte regionale la Lega ha chiesto più spazio, lei come risponde a questa richiesta? Non sono problemi di spazi, noi dobbiamo ragionare in termini di programmi, portare avanti il buon governo che questa regione ha aspettato per tanto tempo e finalmente ha l'opportunità di confermarlo con il proprio consenso. Per questo lavoriamo con serietà e con serenità. Fratelli d'Italia non ha mai cercato poltrone, non ha mai cercato, parla di risultati, e i risultati che stanno emergendo dal governo della regione siciliana sono dei risultati ottimi in tutti i campi, dal turismo fino alla sanità. Sul vostro fronte invece si conferma questo dialogo con Diventerà Bellissima, diciamo, un'occasione, diciamo, di confronto sia sulle comunali che sulle regionali? Ma noi siamo coerenti, cioè, oggi c'è una regione siciliana governata dal centrodestra in cui tutti i partiti del centrodestra hanno assessori in giunta. È al limite anomalo che non ci sia dialogo serio tra le persone che governano insieme. Potrebbe sembrare che uno da una parte governa dentro il palazzo e gestisce le opportunità che dà il governo e fuori invece critica. Noi siamo più coerenti, se dentro il palazzo facciamo una cosa la facciamo e la diciamo anche fuori. Rimanete fermi quindi sul nome di Musumeci? Ma non c'è discussione, cioè nessuna regione italiana, dalla Lombardia dove c'è Fontana, piuttosto che altre regioni dove governa il centrodestra, ne governiamo 14, Fratelli d'Italia oggi ne governa 2, che sono le Marche e l'Abruzzo, abbiamo sempre tenuto alla coesione della coalizione, perché noi prendiamo impegni con gli elettori, per 5 anni governiamo e poi ci risottoponiamo al loro giudizio con serietà. Siamo venuti in Sicilia prima di tutto per ascoltare la nostra classe dirigente e i siciliani di centrodestra, perché non vorremmo veramente che a decidere fossero i siciliani, non come è stato detto fare qui un test, fare dei siciliani una cavia di nuove formule che possano usare la Sicilia come laboratorio. Noi speriamo, in accordo con tutti gli amici del centrodestra, di trovare le soluzioni migliori perché il centrodestra vinca a Palermo, a Messina e poi alle elezioni regionali. Alle elezioni regionali abbiamo anche chiesto, c'è qualche motivo che ci volete spiegare perché a differenza degli altri posti qui qualcuno vuole mettere in discussione il nome del presidente uscente? Dovunque, se un presidente uscente è onesto, se un presidente uscente ha lavorato bene, almeno a livello delle migliori regioni del nord, se un presidente è pronto a fare altri 5 anni per rafforzare quello che ha già fatto, il centrodestra lo conferma sempre. Se ci sono delle ragioni ce le spieghino, se invece l'unico argomento fosse ma non barra sai cunno agi, non è un buon motivo, qualche volta è un merito. Ci sono al momento 4-5 candidati nel centrodestra, andando divisi non si rischia di mettere in pericolo la vittoria in una città governata dal centrosinistra da 10 anni? Sono perfettamente d'accordo, tant'è che la nostra candidatura, che è una candidatura rispetto agli altri tutte di altissimo livello, ma mi consentite di dire dall'alto dei miei anni che un po' di primavera non guasterebbe al centrodestra e soprattutto a Palermo, e noi non abbiamo mai imposto dei diktat, non abbiamo detto o Varchi o morte, non abbiamo mai detto o Musumeci o morte, abbiamo detto sulla regione spiegateci quali sono le contrarietà, e su Palermo abbiamo detto vi offriamo una candidatura sicuramente di alto livello e spendibile, parliamone, se ce ne sono migliori ne discutiamo, non ci sono diktat da parte nostra, ma non ne subiamo.